16 dicembre sciopero generale nazionale di 8 ore di tutti i comparti tranne poste, scuole e sanità. Siamo qui a Piazza del Popolo a Roma, la piazza si sta aggremendo e sono presenti anche delle rappresentanze della scuola comunque che hanno voluto rimarcare la loro no alla legge di bilancio e moltissimi studenti. Edoardo Panico dei Giovani di Sinistra, perché siete arrivati a Roma e cosa chiedete al governo? Ma siamo a Roma contro questo governo, contro una finanziaria che per l'ennesima volta si è dimenticato dei giovani, si è dimenticato degli studenti, si è dimenticato dei lavoratori e delle lavoratrici e che nel momento in cui ci sono soldi da spendere decide di abbassare le tasse ai più ricchi invece che alle classi popolari. Cosa manca nelle scuole? Beh, il fatto che quasi tutti i licei di Roma siano occupati è in qualche modo il segnale del fatto che nelle giovani nella scuola c'è voglia di lotta e di cambiamento e noi ci opponiamo a scuole fatiscenti, a una didattica ormai vecchia, a investimenti inesistenti. Per quale motivo la legge di bilancio andava fatta diversamente, in particolare nella scuola? Cos'è che non capisce, che non comprende il governo riguardo ad esempio le infrastrutture, gli organici, le classi pollaio, immagino, no? Ma io direi che il governo non capisce che la scuola e l'università sono il futuro, sono su quello su cui dovrebbe investire. Qualsiasi paese che non investa su scuola e università è un paese destinato a fallire e questo non l'ha capito perché non ha investito per l'appunto in infrastrutture, non ha investito in una didattica nuova, non ha investito in nuovi professori e non ha investito in nuovo personale ATA. Bene, grazie.